in compagnia di Black & Decker Steam Mop, parliamo di una lavapavimenti a vapore 17 più 1 sarebbero gli accessori che sono a corredo di questo prodotto. Eccola qua, ve la presento, molto leggera, molto comoda per fare le pulizie di casa, ma andiamo a parlare subito immediatamente degli accessori che sono a corredo. Tantissimi accessori. Per ora dalla scatola è uscita davvero tanta roba. In mediasomazon.it, prezzo sotto i 200 euro, oggi in sconto. Ragazzi, per ora quello che vedo mi piace tantissimo, però bisogna fare un attimino i conti con l'apparecchio, se funziona veramente bene, se è performante. Alla fine daremo un giudizio finale, se la promuoveremo o la bocceremo direttamente questa lavapavimenti della Black & Decker, ma per ora mi sembra ricca di accessori, di qualità, plastiche di qualità. Tanti panni a corredo che ci consentono di poter fare tutti i tipi di pulizia all'interno della casa e all'interno dello studio, come questo che vedete. Ragazzi, andiamo a vedere un attimino la nostra stufa. Ho già provveduto a montare il manico e lega di alluminio. Vedete, c'è una comoda impugnatura. Abbiamo nella parte posteriore, vi faccio vedere i ganci di aggancio. Scusate il gioco di parole del cavo. Eccolo qua, molto lungo. Vi darò poi dopo le misure scritte direttamente sulla recensione. Un pochettino doppio, ma capisco perché deve comunque tenere una giusta tensione, presa a scuco, bisogna mettere comunque un adattatore. Ecco la scopa come si presenta, già con la parte sottostante montata. Vedete, direttamente è stato montato un panno in microfibra, ma c'era un altro in microfibra che serve per pulire direttamente i pavimenti attraverso uno strap. Questo accessorio che vedete si aggancia direttamente in questo modo qua, vedete, molto semplice, scusate, e questo qua può essere utilizzato direttamente sui tappeti e sulle moquette perché consente di scivolare meglio. Ma andiamo a togliere direttamente il nostro accessorio, si sgancia direttamente con uno strap, vedete, è molto semplice. Nella parte anteriore sulla scopa c'è l'attivazione, il tasto di attivazione vapore, in questo modo qua. Abbiamo il serbatoio che consiglia di utilizzare acqua demineralizzata. L'ingresso dell'acqua viene inserita direttamente qua, poi viene chiuso con attenzione. Ha una manopola multifunzione perché avanti ci sono dei disegni che consentono di capire quella che è la temperatura ottimale per pulire direttamente le varie superfici, che parliamo di moquette, tappeti e quant'altro. Il serbatoio può essere utilizzato in due modi: sia inserito all'interno della scopa elettrica, ci vogliono 45 secondi per attivare il vapore, in questo modo qua, cliccando questo tasto, si sgancia il serbatoio e diventa direttamente un prodotto portatile, quindi possibile utilizzare tutti questi accessori che vediamo. L'inserimento è molto semplice, basta comunque agganciare bene, attendere che fa lo scatto, altrimenti volerà via. Molto comoda da utilizzare a terra, vedremo dopo il funzionamento, spiegherò un pochettino come funziona e quelle che sono le prestazioni. Ma andiamo a vedere un pochettino quelle che sono gli accessori utilizzabili con il serbatoio portatile. Allora, amici, abbiamo visto un pochettino direttamente lo scheletro della nostra lavapavimenti per intero. Ecco cosa ci rimane: il nostro serbatoio portatile che può essere utilizzato con tanti accessori che sono entrati nella scatola. Come dicevo, voglio ricordare che i panni microfibra, per quanto riguarda lavapavimenti, sono due. Adattatore per moquette, li mettiamo da parte, non ci interessano in questo caso, ma andiamo, iniziamo prima subito con il guanto di pulizia. Eccolo qua, tubo snodabile direttamente, va agganciato direttamente nella parte anteriore, in questo modo qua, vedete, vi faccio vedere, fa direttamente il clip. Per sganciarlo bisogna premere, bisogna estrarre. Posiamo il nostro serbatoio, una volta riempito abbiamo il nostro guanto, andiamo ad inserire direttamente la mano all'interno. Abbiamo anche il posizionamento delle dita, abbiamo un semplice clip di strappo direttamente. Ecco i nostri panni che vengono utilizzati, in questo caso ce ne sono due. Direttamente il vapore uscirà da questo accessorio in gomma. Potremo pulire, in questo caso, questi panni qui, ce ne sono due in microfibra che ci consentono di poter fare lavaggi continuati e quindi sostituire immediatamente il nostro sistema di pulizia. Ecco, questo è molto interessante perché è leggermente abrasivo, ma non graffio, perché sempre in materiale sintetico, per pulire anche i forni, i fornelli e anche i piani cottura in induzione, direttamente in induzione. Abbiamo questa che cattura anche la polvere, molto molto delicata in microfibra, vedete? Altro sistema di pulizia, andiamo a inserire sempre un altro tubo che esce in dotazione tra i 17 accessori, lo andiamo a montare in questo modo qua, come vi ho fatto vedere prima. In questo caso avremo vari accessori che potremo utilizzare, iniziamo subito dalla lancia a vapore regolabile. Questo è il sistema per pulire i vetri, si monta in questo modo qua, si gira, vedete, ha una parte che tira via l'acqua e una che lava direttamente sempre in materiale sintetico, che può essere comunque sostituita molto semplicemente acquistando i ricambi Black & Decker. Qua sono delle spazzole molto molto comode, vedete, in questo caso questa, con questo adattatore, come l'adattatore che vi ho fatto vedere prima, può essere utilizzata direttamente sui tessuti e sugli imbottiti, tessuti e imbottiti, quindi potete pulire i vostri divani oppure, togliendo questo, direttamente le superfici molto ampie. Voglio ricordare che anche questi panni si sganciano perché da qui esce il vapore, si agganciano,
ce n'è uno solo a Corredo, ma abbiamo anche la possibilità di poter sostituire la nostra spazzola triangolare, molto comoda per pulire le grandi superfici, ricordo, quadri, mobili e anche i divani di casa. Abbiamo anche la possibilità di poter utilizzare un altro prodotto, sempre della stessa casa, basta sganciare direttamente questo, agganciarlo direttamente qua dentro, vi faccio vedere in modo molto rapido, bisogna fare un piccolo gioco perché è nuovo, vedete c'è una piccola, diciamo, pezza abrasiva che si può togliere direttamente, vedete, in questo modo qua. In questo caso, tolta la pezza abrasiva, si può sganciare direttamente la parte sottostante, eccolo qua, andiamo a sostituire e possiamo utilizzare direttamente una spazzola molto comoda per pulire altro tipo di superfici un pochettino più morbide. In questo caso si possono pulire divani, tessuti, ma anche, secondo me, in questo caso le persiane di casa. Ma non finisce qua perché abbiamo un altro prodotto, eccolo qua, ve lo faccio vedere, si aggancia direttamente in questo modo qua. È la possibilità, o meglio, l'aggancio di altri tipi di spazzole che vanno direttamente a pulire le superfici più dure. In questo caso queste sono delle spazzole sintetiche molto molto dure per delle superfici dure tipo sporco ostico sui fornelli di casa, ma non solo questo, perché abbiamo anche la possibilità, si sgancia questo lato qua, di poter avere una spazzola in ferro per poter pulire direttamente la malta di casa, le mattonelle, lo spazio che c'è nelle mattonelle è molto molto duro, questi sono fili di rame, e abbiamo una spazzola sempre con setole molto dure ma un pochettino più ampia, che ci consentono sempre di poter pulire le mattonelle in modo un pochettino più morbido, anche l'interspazio tra le mattonelle e dei pavimenti di casa. Allora ragazzi, questi sono gli accessori, tantissimi, ho fatto una carrellata super veloce, scusatemi, ma andiamo a vedere un pochettino il funzionamento, dopodiché chiuderò la mia recensione. Amici, abbiamo visto un pochettino l'unboxing della nostra Lavapavimenti Black & Decker 17 in 1. Voglio ricordarvi che il libretto di istruzioni è veramente molto esaustivo, perché oltre al libretto di istruzioni c'è un libretto di garanzia e avvertenze sulla sicurezza. Voglio ricordare che la scopa contiene un serbatoio d'acqua da mezzo litro, non superare il mezzo litro perché altrimenti l'acqua fuoriesce, perché il tappo non è ermetico, quindi si chiude solamente. Fare tutte queste operazioni sempre a spina staccata, è importante anche il cambio di accessori, anche lo smontaggio direttamente del panno sottostante di pulizia, bisogna spegnere perché lateralmente, vi faccio vedere, c'è il bottone di accensione e spegnimento, avevo conservato quest'ultima cosa proprio per la prima ascensione, che dovrebbe essere 45 minuti, andiamo ad attivare direttamente la nostra scopa elettrica, già si sente un piccolo rumore, sentite? Abbiamo posizionato il vapore direttamente, in questo caso spegniamo direttamente off, ma andiamo a posizionare in questo caso i pavimenti direttamente, oppure mettiamo a massima potenza, si accende il dente anteriore, in questo caso puliremo delle maioliche, teniamo 45 secondi e aspettiamo un pochettino se il vapore inizia a uscire. La scopa è già andata in riscaldamento, veramente molto rapida, l'ho messa mantenuta, bisogna tenere il calo in questo modo qua, bisogna agganciarlo direttamente vicino all'ugello di aggancio, in questo caso lo spostiamo al lato sinistro, quindi possiamo lavorare anche meglio. La scopa in questo caso, devo dire, scivola veramente molto bene ed è molto leggera, questa è una cosa molto importante, signori, guardate, veramente molto leggero, bisogna interrompere con il vapore in modo che si continua a pulire, il pavimento già è perfettamente pulito, ma vediamo il nostro panno come uscirà. Voglio ricordare che all'interno del serbatoio non dovete mettere assolutamente detersivi o additivi, perché comunque rovinerebbe la macchina del vapore. Allora amici, voglio farvi vedere un'altra cosa molto importante, il vapore è a getto continuo finché non verrà spento direttamente lateralmente su questo tasto, ma voglio farvi vedere, se premiamo direttamente in modo delicato cambia il rumore perché la forza vapore aumenta, quindi avremo maggiore potenza di pulizia, andremo a premere in modo molto delicato, perché è delicato questo pedale, avremo un vapore sempre potente ma un poco inferiore. Allora ragazzi, andiamo a chiudere la nostra recensione, lo facciamo in modo un pochettino anomalo, vi faccio vedere un pochettino di utilizzo della nostra Lavapavimenti della Black & Decker, senza additivi, senza detersivi. Il pavimento era perfettamente pulito, parliamo di maioliche, il panno in microfibra è uscito in questo modo qua, possibilità di poterlo utilizzare molto bene, guardate la differenza, perché c'è un altro panno in microfibra che viene dato direttamente a Corredo, li mettiamo via, ecco la nostra bellissima, diciamo, Lavapavimenti. Voglio farvi vedere una cosa molto importante, lo vedete questo selettore qui che andiamo a cliccare, dà la possibilità di poter avere un vapore maggiorato per poter togliere macchie un pochettino più ostiche, tutto in alluminio e plastica, molto semplice da utilizzare, ma il vero cuore della nostra macchina, eccolo qua, il nostro sistema conservatore da mezzo litro, poteva essere un pochettino più ampia l'acqua perché davvero finisce subito, basta spegnerla, farla raffreddare un attimino, rabboccarla direttamente all'interno, potete scegliere direttamente con il selettore che tipo di pavimento dobbiamo pulire,
il filo molto molto lungo, anche se ha un adattatore scuco, parliamo di 7 metri di cavo che ci consente di poter pulire tutto casa, ma non voglio dimenticare gli accessori, tra i quali abbiamo visto tutti gli accessori, ma questo qua merita veramente una cosa in più, il panno che ci consente, il manico che ci consente di pulire direttamente tante superfici con tanti accessori a corredo. Ragazzi, se volete scrivere potete farlo a gianluca.attanasio@live.it. Con Black & Decker Steam Hop ho finito, potete anche visionare il mio canale YouTube e direttamente anche vedere il nuovo blogger che sto mettendo su, hdreview.altervista.org. Ragazzi, potete scrivermi e io risponderò a tutti, ci vediamo alla prossima recensione. Per me questo prodotto mi è piaciuto perché costa poco e pulisce, credetemi, davvero davvero molto bene. Ciao!